Anno 1924. La ricorrenza del 30° anniversario della costituzione del movimento olimpico. Pierre de Coubertin sostiene che Parigi abbia speciali meriti per la richiesta dell'ottava Olimpiade. L'ultimo desiderio del barone, che rinuncia a presiedere ulteriormente il CIO, viene esaudito. Parigi ospita nuovamente i Giochi Olimpici. Ecco la loro storia. Benvenuti a una nuova puntata di 5 Cerchi, storie terreni dagli dei dell'Olimpo, un podcast di Azzurri di Gloria. Parigi decide subito di fare le cose in grande. Il problema principale è rappresentato dallo stadio. Il Pershing, usato per i giochi interalleati del 1919, è inadeguato. La scelta cade su Colombes, sede dei giochi 1900 e del Racing Club de France. Si decide di rifare la pista e di aggiungere un campo per il rugby, uno stadio del nuoto e terreni per il tennis. Ha una capacità di 60.000 spettatori, più 10.000 in tribune supplementari smontabili. Vengono allestiti anche una sala di scherma e impianti per gli allenamenti. La strada su cui si apre l'ingresso dello stadio è denominata Boulevard Pierre de Coubertin. Meno affascinante il disegno del villaggio olimpico, una schiera di baracche, con un ristorante, una libreria e un ufficio postale. Il costo della diaria è di 30 franchi, il soggiorno minimo 25 giorni e la residenza degli atleti deve necessariamente essere fissata nel villaggio, nonostante le proteste di molti membri del CIO. Viene costruita anche una linea ferroviaria di 8 km che attraverso il bosco di Colombes collega la Gare Saint-Lazare sulla Senna alla Gare Olympique. Quando vengono diramati gli inviti, l'unica nazione che non lo riceve è la Germania, ancora bandita per le vicende della Prima Guerra Mondiale. Si decide di abolire tutti i trofei accessori. Sono bandite le coppe offerte da re, regine e altre personalità che vanno al Museo Olimpico. Per la prima volta si prevede uno speaker per il pubblico e si allestisce un sistema di trasmissione telegrafica a distanza delle informazioni, utilizzando anche il telefono per le notizie durante la maratona. E fa il suo debutto anche la radio. Ai Giochi di Parigi 1924 si registra l'adesione di 44 paesi. La Cina, che iscrive 4 tennisti, si ritira a seguito della rivolta contadina che nel settembre depone l'imperatore e fa proclamare la Repubblica. I partecipanti sono 3.076, tra i quali 139 donne per 126 gare, più 5 concorsi d'arte. Dimostrazioni di pelota, canoa fluviale e sabat vengono inserite assieme ad alcune competizioni giovanili. L'apertura di queste Olimpiadi è fissata per il 4 maggio con il torneo di rugby. L'inaugurazione ufficiale avviene il 5 luglio, la chiusura il 27 dello stesso mese. In sostanza, a parte rugby e calcio, il polo è una parte del programma di tiro e di scherma, si cerca di concentrare i giochi parigini in 3 settimane. L'Italia è presente con 201 atleti, un record per le spedizioni azzurre. Della squadra fanno parte 3 donne, tutte tenniste, e 2 askari eritrei, Marek Mangasha e Tekle Redda, che si ritirano nei 10.000 metri. Casa Italia ospita 150 atleti. Solo i calciatori vanno in albergo, all'Hotel Saint-Georges, dal quale spesso scappano in cerca di divertimento a Pigalle. Sotto la guida di Vittorio Pozzo ci sono la coppia Virgilio Rosetta-Umberto Calligaris della Juventus, in attacco Virginio Levratto, lo sfondareti, a centrocampo Adolfo Baloncieri e Mario Magnozzi. Eroe di questi giochi fu Paavo Nurmi, uno dei più grandi atleti di sempre. Il finlandese volante ottiene l'ammirazione del mondo. Per il silenzioso di Turku sono 5 gli ori olimpici. Il 10 luglio a Colombes, i 1500 metri sono suoi a mani basse. La finale dei 5.000 metri viene da lui corsa e vinta 42 minuti dopo. 2 giorni dopo, in un caldo asfissiante, Nurmi domina la corsa campestre di oltre 10,5 km, lasciando il compatriota Ritola a quasi 1 minuto e mezzo. I 2 contribuiscono in maniera decisiva all'oro a squadre sulla stessa distanza e il 5° oro per Nurmi, ancora a squadre, arriva nei 3.000 metri. Memorabile a Parigi è anche l'apparizione di Johnny Weissmuller, un nuotatore diventato poi il più famoso Tarzan dello schermo, e che non avrebbe potuto illuminare le vicende sportive americane senza un sotterfugio, scoperto solo di recente. Nel 1997, infatti, una discendente dei Weissmuller avvia su internet una ricerca genealogica sui suoi avi. Emigrati negli Stati Uniti, il padre dichiarò che Jonas era nato nel 1924 a Windberg, non in Ungheria.
il figlio di un tedesco e di una ungherese, nato in un villaggio magiaro, oggi quartiere di una città romena della Transilvania, Timișoara, poté così rappresentare gli USA a Parigi nel 1924. Proprio in queste Olimpiadi Weissmuller è il favorito, oltre che il beniamino del pubblico femminile. Alle Tourelles, il 18 luglio, vince nell'ultima vasca la finale dei 400 metri. Due giorni dopo, gareggia nei 100 metri vincendo anche questa prova. La conclusiva staffetta 4x200 metri è una passeggiata, con record del mondo per la prima volta sotto i 10 minuti. I 100 metri e la staffetta sono disputati nello stesso pomeriggio, ma non basta. Al mattino, a seguito di un reclamo degli Stati Uniti, si gioca la partita Belgio-USA per il secondo posto della pallanuoto e Weissmuller viene schierato, un match che gli vale il bronzo. In un'atletica dominata dalla stella di Nurmi c'è anche spazio per la vicenda che ispira uno dei più famosi film a soggetto sull'Olimpiade, Momenti di Gloria, diretto da Hugh Hudson nel 1981 e nel marzo successivo vincitore degli Oscar per il miglior film, per le musiche scritte da Vangelis e per il soggetto originale. Il film ha per tema centrale il dilemma sull'opportunità o meno di gareggiare la domenica, in effetti assai più sentito all'epoca della prima Olimpiade parigina, quella del 1900. Ma le piccole inesattezze non inficiano il valore della pellicola. La questione coinvolge due velocisti britannici, l'inglese Harold Abrams e lo scozzese Eric Liddell. Liddell, fermo nel suo proposito di rispettare il giorno del Signore, rinuncia ai 100 metri per concentrarsi sui 200 metri, dove vince la medaglia di bronzo, e i 400 metri, medaglia d'oro in 47,6, riconosciuto come record del mondo. Nei 100 metri trionfa Abrams, il primo non statunitense vincitore sulla distanza. Nel salto in lungo arriva il primo oro di un atleta di colore. William DeHart Hubbard vince con un modesto 7,44, ottenuto perdendo molti centimetri in battuta. A Parigi è l'ultima volta del tennis per molto tempo. Troppe star, troppi professionisti dichiarati come Bill Tilden, che non rinuncia al suo incarico di giornalista e non viene ammesso. Una curiosità nel canottaggio. Vince l'oro, schierato al settimo posto del lotto della Yale University, un futuro famosissimo pediatra, Benjamin Spock, allora 21enne, che avrebbe venduto 30 milioni di copie del suo Babe and Child Care, tradotto in 29 lingue. Altra curiosità, solo una malattia improvvisa impedisce allo svedese Oscar Swan di gareggiare a quasi 77 anni nel tiro. Il bilancio italiano con 8 ori è di rilievo. Degli 8 successi azzurri, stupisce il bottino dei sollevatori di pesi, 3 volte a segno. Fra i piuma si impone Pierino Gabetti, un 20enne di Sestri Ponente. Carlo Galimberti, 30 anni, fra i medi ottiene il successo e il mondiale a due braccia. Il lombardo di Lodi Giuseppe Tonani conquista l'oro dei massimi. Nonostante questa bella serie di successi, fa molto più notizia l'argento nella maratona di Romeo Bertini, su una distanza rimasta da allora quella classica di Londra 1908, 42.195 metri. Bertini scende in gara con altri 5 azzurri, fra i quali il veterano di Londra Ettore Blasi. Dei 58 partenti di 20 nazioni, molti hanno più di 30 anni, 31 il nostro Bertini che, con un'ottima strategia di gara, taglia il traguardo per secondo. Contando sul vecchio Giorgio Zampori, i ginnasti azzurri sono ancora campioni a squadre, mentre agli anelli conquista l'oro il barese Francesco Martino. Nel ciclismo va a segno il quartetto dell'inseguimento animato da Alfredo Dinale. La scherma di Parigi non è propizia all'Italia. Nella gara a squadre di Fioretto, quando al quinto incontro Lucien Gaudin tocca Bino Bini per il decisivo 5-4, dà alla Francia un vantaggio di 4-1, sicuramente recuperabile. La squadra italiana però si alza tutta in piedi, protesta animosamente e abbandona la sala cantando giovinezza e rinunciando ai successivi assalti contro Ungheria e Belgio. Chiude quindi quarta e ultima in finale e tutti gli italiani vengono esclusi dalla prova individuale. Nella spada a squadre, con un altro durissimo match Francia-Italia nel girone finale, per gli azzurri è un bronzo con altre polemiche. Ma è il 15 luglio a infiammare veramente gli animi. Nel torneo di sciabola a squadre, gli azzurri si trovano di fronte in finale i maestri ungheresi, guidati da Italo Santelli, già visto dai nostri come un traditore. Sull'8 pari sono le stoccate 50-46 a fare la differenza a favore dell'Italia. Nella sciabola individuale, gli italiani decidono che Puliti deve incontrare minor resistenza possibile nella pool finale dai compagni che sono Marcello Pertinetti, Bino Bini e Giulio Sarrocchi. Il giudice ungherese Gheorghi Kovács presenta reclamo, sostenendo che le vittorie di Puliti contro gli azzurri sono regalate e che almeno Bini, splendido nelle eliminatorie e irriconoscibile in finale, debba essere richiamato.
Puliti affronta Kovac di petto e dice a Italo Santelli: «Di a Kovac che possiamo risolvere la questione a bastonate come facciamo noi fascisti». Santelli riferisce la frase alla giuria, che esclude Puliti e gli altri italiani dalla finale. Puliti viene anche sospeso dalla Federazione Internazionale fino al 1927. A Parigi l'azzurro è ancora furibondo quando incontra Kovac alle Folies Bergère e lo schiaffeggia in pubblico con un guanto, sfidandolo pubblicamente a duello. La cosa riceve un'eco immensa. La squadra italiana designa Rodolfo Terlizzi a sfidare Kovac, ma ciò non accade. Avvengono invece i duelli fra Giorgio Santelli per conto del padre e il giornalista della Gazzetta dello Sport Cotroneia d'Abbazia, e nell'autunno a Nagy Kanizsa, al confine fra Ungheria e Serbia, fra Kovac e Puliti, che arriva in auto accompagnato da un altro giornalista, Renato Casalbore. Il duello dura 59 minuti, Kovac viene ferito 4 volte. Puliti ha appena un graffio al mento quando i padrini propongono la sospensione. A prescindere da questi strascichi, l'edizione olimpica di Parigi 1924 chiude bene, anche se il lavoro per razionalizzare il programma e le norme sul dilettantismo è ancora molto da fare. Questo è 5 cerchi, storie terrene dagli dei dell'Olimpo, un podcast di Azzurri di Gloria. Sono Stefano Sfondrini e in questa puntata vi abbiamo raccontato la storia delle Olimpiadi di Parigi 1924, scritta da Benedetta Acri e con il montaggio di Giorgio Di Misa, che ha fatto anche le grafiche del podcast. Seguiteci sul nostro sito azzurridigloria.com e sulle nostre pagine social Facebook, Twitter e Instagram, dove ogni giorno trovate i nostri articoli e i nostri racconti di sport. Perché l'importante non è vincere, ma avere storie da raccontare.